La cosa alla quale vorremmo lavorare quest'anno è provare a mettere in scena, cioè a rendere tangibile, a rendere architettonico, insomma, concreto, abitabile, questo concetto attorno al quale avete lavorato quest'anno, cioè del recuperare delle immagini che già ci sono, che già esistono, che non fate voi, che non realizziamo noi, ma che qualcun altro ha realizzato, insomma che ci sono, ma che sono in qualche modo bloccate in un significato, in una condizione, e noi dobbiamo, come dire, invece svegliarle. Quello che tentiamo di fare però è di abitare questa concezione del ridar vita a qualcosa. Quindi riflettere su questo. No? Quindi no, di essere dentro architettonicamente in questo spazio. Il laboratorio di quest'anno si sviluppa però a partire da un corso, quindi legando sempre di più il percorso formativo, didattico e teorico a una pratica laboratoriale che diventa un modo anche per riflettere ulteriormente su quello che viene fatto nell'attività didattica con gli studenti, un corso che è stato fatto nella prima parte dell'anno legato al concetto di found footage, cioè del riuso delle immagini. Ciò su cui dobbiamo lavorare è individuare che immagini, quali immagini hanno, sono forti in questo senso, come devono essere fatte. Marco, se abbiamo 2 secondi prima del risveglio li possiamo mettere in loop. Ci sarà il suono di un respiro dentro il teatro, di qualcuno che sta dormendo? Cosa succede? Usiamo un sensore sensibile al suono? Per cui se io faccio c'è un Stuart, viene su così. Dove sono queste immagini? Da dove entra il pubblico? Fin dove può arrivare? Che barriere mettiamo architettoniche? L'idea di partenza su cui poi si è sviluppato il percorso che stiamo portando avanti in questi giorni è legato all'idea di risveglio delle immagini che naturalmente all'interno di una prospettiva laboratoriale deve necessariamente confrontarsi con uno spazio concreto e dunque pensare a che cosa significa abitare concretamente delle immagini che si risvegliano. Daniele è venuto in mente uno Sferato, io ho in mente Il Padrino, Il risveglio con la testa di cavallo tagliata nel letto, Umberto D, Il risveglio dell'anziano signore o della eccetera. A voi saranno venuti in mente infiniti altri, adesso vediamo. Però è quest'idea del risveglio, no? Sul quale vorremmo lavorare. Però quindi risvegliare qualcosa di assopito che appartiene a questo enorme archivio di immagini che è il cinema che abbiamo amato, e però dobbiamo permettere appunto al pubblico, cioè ai fruitori, di svegliarle. Il laboratorio ormai per il terzo anno vuole assumersi questa responsabilità, no? Cioè noi non realizziamo un film, no? Ma per il terzo anno cerchiamo di realizzare un'installazione. Un'installazione è una, contiene una parte costituita da immagini, ma poi c'è una parte che è uno spazio, un'architettura, no? E quest'anno per esempio siamo al Piccolo Teatro e il Piccolo Teatro deve interagire con le immagini e quello che ne viene fuori, questa comunione tra architettura, tra spazio e immagine, sarà un'installazione, ma deve incarnare il concetto sul quale voi avete lavorato durante il corso, no? Far sì che ci sia un luogo che viene, come permette ai fruitori di abitare un concetto, di viverlo.
Quindi quando loro entreranno in questo posto e ragioniamo adesso su come, dove metterle, come utilizzare questo spazio, come utilizzare questa platea, come, da dove si entra, come si entra, con che gesto mi si sveglia, con che azione. Pomeriggio Marco comincerà a dirci che sensori ha portato. È un lavoro di montaggio, è un lavoro da cinefili, di conoscenza del cinema. Sicuramente se scegliamo delle scene forti ed emozionanti funziona, se scegliamo delle scene meno emozionanti funzionerà molto meno. Non basta l'interazione, non basta il gioco di prestigio, no? Quindi ci vuole un po' di cinefilia e di conoscenza, anche delle regole. Il cinema di found footage è un cinema dove gli autori scendono, no? In questo luogo dove le immagini sono ferme in una relazione con le altre immagini, no? In un significato, sono, come dire, assopite in quella condizione e le svegliano per portarle, per risignificarle, per portarle in una nuova condizione, proprio questa idea di svegliarle. Sveglia! Ci siamo posti il compito di costruire delle immagini sensibili, cioè che puoi svegliare, no? Allora il dispositivo che utilizziamo, che è un dispositivo molto utilizzato dai makers nel mondo da alcuni anni, è Arduino, che permette di collegare per esempio delle immagini a dei sensori, no? E molto probabilmente quello che si potrà fare sarà proprio incontrare delle inquadrature, delle scene, dei personaggi di film assopiti e svegliarlo. Però probabilmente svegliare tutto lo spazio della sala, quindi svegliarlo da quella condizione e proiettarlo verso una nuova condizione che però vogliamo lasciare, come dire, allo spettatore, no? Non definirla, non chiuderla. Però c'è questa idea di svegliare un archivio di immagini dormienti, assopite, pronte a quel punto a diventare qualcos'altro. Questo accadrà agli spettatori, no? Quindi si tratterà di rendere concreto, di rendere abitabile, vivibile, un concetto che non resta in una sua dimensione teorica, ma diventa una dimensione concreta, pratica, materica. La foto c'ha qualcuno? Ah, la foto. Che avete trovato? Che avete trovato di immagini? Di Pulp Fiction, Matrix, Luci della città, il Monello, non sperato. Qual è il mio? Scusate, questo del vampiro. Ma la foto si tira su. Sì. Ce ne mi pare. No, c'è la ragazza che si sveglia. Star Wars cosa? La vendetta di volto. Questo cos'è? Produce, non lo so. No, Vertigo, però l'abbiamo. No, Vertigo si riesce. L'abbiamo cacciato perché non si sgrana. Mi sembra che quello che sta emergendo sempre di più nel lavoro, che naturalmente è in Fieri, è che riflettendo sullo spazio in cui questo viene fatto, appunto il piccolo teatro dell'Unical, significa anche riflettere sulla sala che tradizionalmente è stata per lungo tutto il corso della storia dei primi 100 anni, diciamo, del cinema, il luogo privilegiato, e sempre di più sta emergendo una relazione tra spazio, immagine, silenzio, rumore, rispetto e capacità di azione, quindi di risveglio, che in un certo senso diventa anche un modo per riflettere su che cos'è ora questo spazio. Certo che hai ragione, c'è stato il cinema, è stato un grandissimo rito di un passato molto molto recente, no? Il cinema nel buio, con questa frontalità, no? Tutti seduti verso un qualcosa della cattedrale, insomma, no? Qualcosa di, anche di religioso, e che in questo luogo ci siano dei dormienti che vadano rispettati, che si debba stare in silenzio,
riproporrà probabilmente la dimensione del rito, forse dell'ultimo rito perduto, no? della nostra civiltà, che forse non andrebbe perduto. Sì, quindi rifletteremo anche su questo, certo. Thank you.